dentro Taliento e fuori Pinzileo per questa battuta. Va Taliento sempre su Tencati, Giumelli da Botti, tiene Piccinelli, attenzione Preti, tiene bene anche Codevilla, Boniotti, Piccinelli, ma non riesce a tenere vivo il pallone, 9-8, ma che match, probabilmente neanche in B1 una partita del genere, ho visto un po' di partite in B1 quest'anno, ma di questo livello e di questa intensità veramente poche. Manfredi alla battuta, palla che ferma sul nastro, 10-8, bene così per la squadra lombarda. Torna dentro Pizzileo, Masciadri, la flotta questa volta su Codevilla, si va da Botti, Murato in campo, 11-8 da Russo, l'esperienza del capitano, 11-8, avanti Segrate, time out naturalmente di Gabriele Bruni. Vuol fermarla qua, ma è difficile fermare questa bolgia nell'aspetto dello sport di Segrate. E ancora il turno di Alessandro Masciadri, schiacciatore del 92. Tencati. Poi tiene ancora Piccinelli, non è passato questa volta all'opposto di Ongina, Preti! Tiene. No, il punto per Segrate, 12-8. Passo decisivo, Murato. Ancora Masciadri, 4 punti avanti a 3 punti dalla B1, Segrate, riceve ancora Tencati, palla sempre su Andrea Boniotti, ormai Giumelli ha deciso di giocarsele tutte lì e giustamente visto il rendimento del suo opposto di questa sera. Riccardo Giumelli, palla passa Di Mauro, riceve però bene Preti, a Preti Alex, 13-9 a 2 punti dal match e dalla B1, Segrate dentro Andrea Agostiniello. Flotte sempre su Tencati, che riceve male questa volta, ancora Preti, a segno Preti, 14-9, la B1 è qui, avanti ancora Segrate, sono 5 match point, tutto il palazzetto in piedi, ancora Agostiniello, Tencati riceve male, attenzione Botti, può metterla solo di là Boniotti, Spairani, Riccardo Spairani la chiude lui, 15-9, B1 per Valle Segrate, 3-2 a Ongina,
e dopo un anno condotto sempre in testa, Volley Segrate porta a casa un'altra vittoria storica, soprattutto per come è stata ottenuta, per i giocatori che sono scesi in campo, per la gioventù di questa squadra. Era Ongina la prima favorita di questo campionato, ma il talento della squadra di Segrate ha cambiato le sorti di questa stagione. Vince 3-2 ed è in B1, onore delle armi a Ongina e al suo grande opposto Andrea Boniotti. E adesso andiamo a sentire il parere di tutti i protagonisti del match. Vedi il mio operatore che l'ho perso.